girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Buongiorno, dopo il Pizza Village ecco qui riuniti per andare a visitare proprio il locale che ha partecipato come stand al Pizza Village. E oggi siamo da Lucignolo Bella Pizza, quindi abbiamo il proprietario nostro, il Pino, si chiama Pino, il quale ci mostrerà ovviamente quali sono state le vostre soddisfazioni al Pizza Village e qual è la vostra specialità che mostrerete dopo ai nostri telespettatori. La Pizza Village è stata una grande esperienza, soprattutto perché abbiamo presentato questa nuova pizza, la pizza nera a caponi vegetali, dove abbiamo azzato un bel polverone. Questa è la cosa più importante, quella che abbiamo fatto, e poi la gente comunque ci ha conosciuto ancora di più. E poi al di fuori della nostra pizza abbiamo portato la margherita e marinara. Siamo ritornati qua a Piazza Nazionale mostrando la nostra pizza nera, dove abbiamo anche acquisito un premio dal Pizza Patrimonio dell'UNESCO. E questa è la cosa, quella che abbiamo fatto. Tutti i miei ragazzi e i pizzaioli siamo soddisfatti di questa cosa. È una bella cosa il Pizza Village. Ci potete dire quante pizze abbiamo fatto al Pizza Village? Giornalieramente, diciamo, più o meno? Noi giornalieramente non abbiamo contato, ma abbiamo fatto 2700 pizze. Anche le pizze nere, ma abbastanza pizze nere abbiamo fatto, perché era la novità del Pizza Village. E nonostante tutto, come primo anno che siamo stati a Pizza Village, abbiamo fatto veramente una bella cosa. Allora, ci ritroviamo qui in Piazza Nazionale 87 e veniamo a salutare Lucignolo. Adesso vi lasciamo un attimo spazio a quello che è la loro specialità, quindi la pizza nera. Andiamo a vedere. Allora, siamo in compagnia del signor Lello, il pizzaiolo di Lucignolo Bella Pizza, Piazza Nazionale, e ci mostrerà la loro specialità, cosa nuovissima, della pizza nera. Vediamo. Con Lello, Lucignolo Bella Pizza, e ci vuole presentare ovviamente la sua specialità. Quindi partiamo ovviamente dalla pizza nera. Perché nera? Questa pizza è nera perché viene aggiunto carbone vegetale all'impasto, trattato con un nostro additivo segreto. Vengono messi dei pomodorini essiccati, poi pomodorini gialli, bufala, noci e pesto all'inizio. Questa è la nostra specialità. Da Lucignolo Bella Pizza venite ad assaggiarla. Bene, allora vi aspettiamo, è ottima, quindi noi l'abbiamo provata, è buonissima, vi aspettiamo, grazie.